essere o dover essere è un dubbio amletico, ma nel mio caso è solamente un caso clinico. Nella mia testa c'ho Belen, quando la imito mi viene fuori Platinette col culo flaccido, come Grignani al gruppo Alcolisti Anonimi. Mo dimmi tu questo chi è, domanda facile, cantante semplice. Albano sì, che torna con Romina spero sì, come giurato parlerei se il congiuntivo sbaglierei. Arriva anche Mentana o Pozzi che cantava, manchi tu nell'aria ma gloria, la rissa grida basta, la Liga 2 che canta, la scimmia e Lucio Dalla mentre l'arena balla. Occidentali scarma, la scimmia nuda balla. Occidentali scarma. Buonasera! Buonasera! È ripartito, forza forza, basta con la musica, voglio sentire il pubblico, ma che siete distanti, bello forte l'applauso. Oh, ma guardate che meraviglia, eh? La meraviglia di Reggio Calabria, la mia e la nostra città. Senza togliere nulla a tutti i turisti che ci sono stasera, alzate la mano. Minchia il turismo a Reggio Calabria, è sempre straordinario. Guardate, guardate, dove ce li hanno queste altre cose? Dove? Questi scorci che noi abbiamo. Guardate che io vi vorrei invitare a venire qua a vedere gli scorci insieme a me. Ci sono degli scorci straordinari. Scorci lemuni, scorci salami. Ultimamente ho sentito che anche nei Lidio in qualche locale ci sono i scorci. I Goddo però, insomma. Che è diverso, che è diverso. E poi tornare nella mia città e sentire questo profumo di ottimismo. È vero o no? Siete ottimisti? Ma scusate, ma con chi ce l'avete? Stamattina fuori al comune ho visto che c'era una festa bellissima. Tutta la gente riunita a festeggiare, con chi ce l'avete? Con l'amministrazione? No, perché i politici vanno rispettati. No, 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 no. I politici sono i nostri rappresentanti, sono i nostri ambasciatori, e come ambasciatori sono straordinari, perché come ambasciare un Reggio Calabria... Non l'ha fatto nessuno, cioè, ditemi, quali sono i problemi di questa città? Le buche? Beh, no, insomma. No, che uno si lamenta delle buche di Reggio Calabria, ma le buche di Reggio Calabria sono la nostra difesa. Qual è il male peggiore che oggi, di cui oggi abbiamo paura, che oggi temiamo? Sono gli attentati o no, signora? Dell'ISIS. Le buche che abbiamo in città ci proteggono dall'ISIS. Per questo non hanno mai fatto un attentato, loro sono venuti qua, hanno visto la situazione, appena hanno visto tutte quelle buche che c'erano, disse figlioli, il ca già passammo, io avanti. C'è un modo straordinario di vivere le cose, di che cosa ci lamentiamo? Il Corso Garibaldi. Ragazzi, noi abbiamo un'amministrazione che con il Corso Garibaldi sta facendo una cosa straordinaria. Perché hanno rifatto, stanno rifacendo il pavimento, la pavimentazione, e sento dire in giro ma a me mi piaceva prima com'era, quando c'erano i basoli, quando c'era la pietra lavica, e invece altri dicono no, a me invece piace adesso, guarda che bello, guarda che bello, guarda che bello. E l'amministrazione comunale ha preso in considerazione queste due diverse tendenze e la stavo corsi Garibaldi, ma dai una maniera. E ma dai nascia, quindi. Ma è vero. Oh!
hanno anche fatto, mo adesso l'hanno aperta, ma avevano messo i separé, quindi c'erano lato cordon bleu, lato Carpisa, che se volevi un caffè ma eri dal lato di Carpisa te vai a accontentare una borsa, perché non c'era altro da fare, cioè, ci sono tutte queste cosette piccole piccole, ma sono... Certo, ho letto anche, io scusate se do notizie che magari voi già masticate, già conoscete, torno nella mia splendida Reggio una volta ogni 3-4 mesi, quindi non è che ci incontriamo sempre, ve le devo raccontare o no? Ho letto anche di queste aggressioni, gente che si picchia, che si fa, e qualche mese fa ho letto che anche il presidente Foti è stato rapinato, ve la ricordate questa cosa? Rapinato, che io al posto del presidente, dell'ex presidente Foti, ormai sarei spaventato, io del presidente, ma come è successa questa cosa? Ma è inutile che ridi, guarda che non è che non so parlare, che sei ancora lo schianto. Dice, ma veramente è stata una cosa brutta, mi hanno rapinato i soldi, però da quell'esperienza ho capito una cosa, che al sottoscritto Lillo Foti per spillargli i soldi ce l'hanno a solo rubare, perché non c'è altra soluzione. Che poi scusate, no, il presidente una volta l'ha spiegato, il suo rapporto con il danaro, che è particolare, perché io non sono tirchio, io sono oculato. Ogula, vi spiego, l'altro giorno quando è stato, ero al bagno, no? Quando uno va al bagno sta con i pantaloni calati, no? Mi squilla il telefonino, dopo che avevo fatto, vado a prendere il telefonino, fum, mi cascano 50 centesimi nel bagno, tu ridi, ne scia faccio, 50 centesimi, cioè nel cesso. Che io veramente mi era venuta la fantasia di mettere, però non avevo tirato l'acqua ancora, capito? E mi sono scervellato 50 centesimi, 50, e mi si è illuminata la lampadina, ho avuto un'idea. Ho messo la mano in tasca, ho preso 2 euro, pigliai di 2 euro e pure quelli nel cesso. E disse, per 50 centesimi no, ma per 2 euro e 50 sì. E quindi... sono cose che servono, sono cose che, quindi questo è il presidente Foti. Poi qual è l'altro problema? Ah sì, dov'è l'avvocato Strangio? Alzi una mano, facciamo un applauso agli amici dell'Artspam. Io torno, secondo anno ospite, anzi il terzo, quarto, e l'avvocato Strangio mi ha dato un piccolo consiglio, mi ha detto prima di fare lo spettacolo, siccome noi doniamo sangue, ma se ti cade qualche albero in testa non possiamo sapere, voi ridete, sull'albero che è caduto Falcomatà è stato anche abbastanza chiaro. Falcomatà ha detto il problema dell'albero è alla radice. Effettivamente era alla radice, perché le radici a basse temperature si infracidano, e siccome dove è caduto l'albero? Vicino a sotto zero. Questo si capisce dopo, vero? E qui, no, ma ragazzi, ora lui si è messo d'impegno, si è messo d'impegno il sindaco, che poi io ve lo chiederei un applauso per lui, fatelo per favore, perché ecco, è bambino, è un figliolo, cioè guardate che veramente noi abbiamo forse il sindaco più giovane d'Italia, è un figliolo, è talmente giovane il nostro sindaco che sulla sua auto personale gli hanno dovuto attaccare l'adesivo Giuseppe a bordo, perché non, se no, non capivo, guarda, solo Brunetta l'ha battuto, che gli hanno messo i seggioloni dentro, ma lui è andato molto bene, e lui adesso si è messo, dice, a potare da solo tutti gli alberi, perché nella vita c'è cupoti e conopoti. Lui pota, voleva potare pure la fontanella dell'acqua, però dice non è potabile, quindi non mi metto a fare altro. No, no.
guardate che questa cosa è reale, io l'ho visto andare albero per albero e verificare la bontà delle radici, cioè se sono radici che tengono, se sono radici che hanno dei problemi, e si è preso come un uccello, da un ramo all'altro dell'albero, lui zompa e va da un altro albero e verifica le radici, veramente tipo Birdman, l'uomo uccello, metà uomo e metà uccello. Infatti come si chiama? Falco a metà. E lui con questa tabella che ha in mano comincia a fare la verifica delle radici e dice: questa radice marcia, sì, marcia, sì, marcia, no, marcia, no, marcia, no, tagliata perché non si fa, no, non va bene. E bisogna capire, prego, prego, l'applauso fatelo, che ogni volta lo stoppo. La cosa da capire è se la prossima volta a cadere è l'albero. Se cade un albero può fare danno, e se fa danno è colpa del sindaco, ma se anche il sindaco non sa che fare, tu cittadino vai all'ospedale, ed anche lì ci puoi cascare male. Caro Giuseppe, per non cadere basta soltanto far le cose bene. Grazie! Che cosa meravigliosa, grazie, grazie. Comunque io sono sicuro che la politica sta cambiando. Come no? Oh, siamo vicini ad una svolta storica in Italia. L'altro ieri alla Camera dei Deputati hanno approvato la legge che elimina i vitalizi. Che Bersani stamattina, quello del PD, ex PD, è uscito pazzo, tutto entusiasta. Avete visto? Basta con sta storia che si dice in giro che noi politici pensiamo solo ai soldi, pensiamo solo alle poltrone, basta, lo dico una volta per tutte, noi politici dei vitalizi, delle pensioni, dei soldi e degli stipendi ne abbiamo le tasche piene, e ti credo. C'è un ritorno alla gioventù per fortuna, I vecchi politici adesso stanno andando via e sta arrivando la nuova gioventù. Io qui ho qualche foto di nuovi politici giovani, forse qualcuno non li conosce perché sono troppo giovani. Che? Mao Zedong. È vero. Cioè, uguale, Mao Zedong, questo Mao Zedong ci ha fatto, perché... Eccolo qua. Uguale. Mao Zedong, ma lui che aveva preferito, dice, stare un po' dietro le quinte, poi io l'anno scorso l'ho detto pure, chi c'era se lo ricorda, l'anno scorso abbiamo rischiato di perderlo, che gli è venuto l'infarto e stava morendo Berlusconi, poi non ho capito che cosa è andato storto, però insomma. Signori, sta ritornando, e la cosa mi inquieta alquanto, un altro grande giovane della vecchia sinistra, Romano, no, non lo dite. Piano piano, Romano Prodi, e se torna Prodi torna Rosi Bindi, che ridi signora, come fa a discutere lei i sentimenti di Romano Prodi, lei non lo sa che tra Prodi e la Bindi, ai tempi dell'Ulivo, sta cosa è storica, io la racconto sempre negli spettacoli perché era innamoratissimo di Rosi Bindi, io immagino Prodi e Bindi a letto insieme. Che schifo, che uno dice, ma fa più schifo per lui o fa più schifo per lei? Io immagino Prodi, immaginate Prodi che va a letto con la Bindi così, carissima Rosi, sono arrapato, c'ho la falce e il martello che sbattono, adesso che siamo rimasti soli io e te nell'ulivo,
facciamo un bel gioco, eh? L'ulivo, l'ulevo. L'ulivo, l'ulevo. Tu ridi, signora, ma che? Perché davvero secondo te uno dell'ulivo gli ha mai messo le mani addosso alla Bindi? Quella era l'unica extravergine dell'ulivo esistente, ma chi la... Ma per favore! Sono cose che uno deve tenere in mente, però un giovane politico sta arrivando, cioè è arrivato già, voi avete già capito chi è? È Matteo Renzi, lo diciamo che c'ha proprio la faccia come il... No, come il comico, signora, faccia di... a chi somiglia? Ma è tale quale? Matteo Renzi? Mr. Bean? Mr. Bean? Matteo Renzi? Oh, ha perso il referendum, era devastato, triste, se ne è dovuto andare a casa, si è dimesso, eccetera, eccetera. Ha rivinto le primarie, è tornato in pompa magna, ma sempre con quella faccia lì. Ciao, ciao, la foto, certo, aspetta, mi metto in posa per la foto, vai, scatta. Grazie, ma state scherzando, ragazzi? Io intanto vi ringrazio per l'applauso spontaneo che avete avuto nei miei confronti, ma no, no, prima l'avete fatto, no, ma è una questione di faccia, tu ridi, ma guarda che la faccia fa tutto. In America Donald Trump perché ha vinto? Per la faccia, lui c'ha proprio la faccia giusta, e quando ha vinto Donald Trump io l'ho chiamato per fargli i complimenti e Donald Trump mi ha risposto: "Cribio, non pensavo che cambiando parrucchino avrei vinto anche in America, mi ci consenta". È vero, signora, ho mantenuto fede alle parole, eh? Ho perso il referendum, l'ho perso e ho commesso degli errori che ho riconosciuto, le ho dette a tutti, il mio errore l'ho capito ed è stato il mio errore che sulla scheda elettorale accanto alla casella del sì ci ho messo pure quella del no. Ho creato confusione, ma ho mantenuto fede, signora, sono tornato a casa, a stare con i miei splendidi figli e la mia splendida moglie, perché io ho la faccia giusta. Noi abbiamo fatto delle cose straordinarie, la scuola italiana è straordinaria. Pensate che va talmente bene la scuola in Italia che oggi, anche se hai la terza media, puoi fare il ministro dell'istruzione. È una cosa vera, gli stipendi, gli 80 euro, le sono arrivati gli 80 euro, signora? Ah? Arriva adesso a fine mese con lo stipendio. Come no, scusa, non arrivate con 80 euro al mese al stipendio? Ah, stipendio a fine mese. Ah, come? Quando prendete lo stipendio? 27? E con 80 euro vi fate 28, 29 e 30, ci arrivate a fine mese con lo stipendio, scusate. È una questione di faccia e io con questa faccia sono proprio nato per andare a comandare, è inutile. Ho un problema con la faccia, ho i denti a metà, ogni volta mi parte una smorfia che fa... E ogni volta che mi parte è un po' imbarazzante, come quella volta che ho salvato le banche. Posso darvela a bere, mi dite va bene, solo che quando poi faccio il danno, che mi dici te, eh? Non è democrazia, è pericoloso, stategli lontano, è contagioso. Io non sono pazzo, ma c'ho un gran sedere, faccio leggi a cazzo come il cavaliere, non mi fumo canne, ma sono scemo uguale, non son stato eletto, ma prendo anche il Quirinale. Tu te ne devi andare, ma se c'ho la stampa nazionale, tu te ne devi andare, ma se ho vinto le primarie, tu te ne devi andare, il ciabatte fa canale. Cribio, andiamo a comandare. Andiamo a comandare, forte tutti! Andiamo a comandare! Ma quanto dura sta canzone?
grazie. Oh, andiamo a comandare, eh? Rovazzi. Guarda, pure la bimba è venuta. Non la picchi, signora, eh? Ecco, gli sta dicendo, disgraziata. Sapeva che te va mentre un guanzaglio veloce. No, piccola. No, ma la bambina, come tanti ragazzi di oggi, io quando dico ragazzi mi sento vecchio, ho fatto da poco 40 anni, e... sì, 40 anni. Ai tempi miei, no, andiamo a comandare era una cosa che non sarebbe mai nata. Mai, ma come tutti i fenomeni del web, non sarebbero mai nati. Oggi c'è il web, no? Lo guardate il web? Se uno dice per esempio buonasera, salutando, sono dei fenomeni straordinari, ma ce ne sono veramente tanti. Ai tempi miei, no internet, ma non c'erano i video, c'era internet, ma non i video che si facevano e che oggi fa diventare tutti dei grandi personaggi, anche degli artisti bravi si mettono in mostra. Noi l'unico divertimento che avevamo era la televisione. Guardare la televisione il pomeriggio, guardare i cartoni, erano divertenti, signori, i cartoni animati. Ma i cartoni animati della mia generazione era un insieme di disgrazie. C'erano talmente tante cose disgraziate, tante tragedie nei cartoni animati che mia madre la sera, per farmi stare meglio, mi faceva vedere Porta a Porta. Rispetto ai cartoni animati, avevamo cartoni animati come Heidi, che oggi Sgarbi, se dovesse guardare Heidi direbbe Heidi, ma è una disgraziata, sfortunata, sfigata della vita. Intanto è orfana, poveraccia, c'è una sola amica sulla sedia a rotelle, c'è da ridere, è una a cui i monti gli sorridono e le capre, fino a quando non fate l'applauso, capre gli fanno ciao. Una tossicodipendente, praticamente. Candy, cioè, a parte i due occhi enormi che poi dice la bocca dove gliela mettiamo dopo che abbiamo disegnato gli occhi, lei era la sfilza di disgrazie più grande. Cioè, se oggi esistesse davvero Candy, Barbara D'Urso ci farebbe un mese e mezzo di trasmissione, più o meno, su tutte le... Salvo Sottile addirittura gli farebbe uno speciale su Candy. Chi era Candy? Un'orfana abbandonata nell'orfanotrofio di Miss Poli. Poi viene data in affidamento ad una famiglia che la odia. Nel frattempo gli muoiono due gatti, tre cani e quattro amici. Ma lì nella famiglia brutta e odiosa incontra il suo amore, Anthony, un ragazzo bello, biondo, occhi azzurri che va a cavallo. E secondo voi che fa Anthony a cavallo? Muore! Muore, ma un bambino tu gli dai Lady Oscar! Cioè, Lady Oscar veramente è una cosa abominevole, proprio uno parla di essere omofobico e tutte queste cose, ma Lady Oscar è una che è nata femmina e per fare piacere a suo padre doveva fingersi maschio, tipo Maria De Filippi. Buonasera. Quella di questa sera è la storia di Lady Oscar. Quando è nata Lady Oscar, grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più, biondi capelli e rosa di guancia, Oscar ti chiamerai tu. Il buon padre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu. Nella culla ci ha trovato un fioretto, mentre lui ci voleva il cazzetto. Capite? Ma uno nasce disturbato, ragazzi, con tutti questi pure i cartoni animati di oggi, io vorrei che la ragazzina mi parlasse. Mamma, risponda lei per la bimba.
cartoni animati belli ce ne sono oggi? Peppa Pig. Io immagino un incontro tra Peppa Pig e Carlo Cracco di Masterchef. Ciao Peppa. Lo sai che fine fanno a Reggio Calabria i maiali? Mascia e Orso. Mascia e Orso, che per chi non lo conosce, Mascia e Orso è una bambina sola che ha come unica presenza vivente accanto di compagnia un orso! Un orso, dico, ma voi quando scrivete i cartoni animati, perché chi scrive i cartoni animati sono i giapponesi, tutti, tutti, infatti ecco perché sono disperati e hanno gli occhi a mandorle, i bambini giapponesi, perché quando vedono tutte quelle disgrazie davanti al televisore un giapponesino piccolo va, mamma mia, e gli si tirano tutti, gli si, voglio dire, ma rendetevi conto che quando un bimbo guarda un cartone animato cerca di emulare, è vero? Cioè quando io ero piccolo e vedevo Holly e Benji, volevo fare il calciatore, mi vedevo Kenny il guerriero, volevo diventare invincibile, mi vedevo Lupin il re dei ladri, volevo entrare in politica, c'era tutto un giro. E oggi, aspetta, hanno fatto anche i giochi dei cartoni animati come i Pokémon, che ha rimbambito una generazione. Io ho visto qualche mese fa questi ragazzini con sto telefonino che cercavano, che un genitore è disperato e gli dice al proprio ragazzino: ma figlio mio, ma non ti vergogni a st'età, ma invece di andare in giro a cercare i Pokémon che non esistono, ma vatti a cercare un lavoro. Che invece viva i Pokémon! I Pokémon! Scherzo, io da ragazzino i cartoni animati non mi piacevano, preferivo un programma musicale. Io non so quanti si ricordano DJ Television. Fu il primo programma dove c'era Fiorello, Amadeus, il primo programma musicale, perché era inverno, io facevo la scuola, andavo a scuola, il pomeriggio mi guardavo questo programma, imparavo tutte le canzoni del momento di successo a memoria, perché poi arrivava l'estate, ce ne andavamo qui in via Marina, e c'era il falò, e tu lo sai che quando vai in falò da ragazzino gli altri pomiciano e tu invece suoni la chitarra, sempre, e non tutte le canzoni che avevo imparato, ma una canzone soltanto. Ai falò si cantava sempre solo quella, dall'inizio alla fine. La canzone, una canzone che l'hanno cantata tutti e anche grandi artisti come Ornella Vanoni. Cielo che azzurro, poi le tue calzette rosse, Max Pezzali, e l'innocenza sulle gote tue, tue arance ancor più rosse, Marco Masini, e la cantina buia dove noi respiravamo piano, l'infima corse l'eco dei tuoi no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, 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 dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Io non conosco che sorriso sicuro che hai, non so chi sei, non so più con tutte stesse, però fai zucchero! Se che ti ricordi le onde grandi e noi, le rocce bianco in fondo, gli stadio, di che colore sono gli occhi tuoi, se nemmeno ti non rispondo. Antonello? Oh mare nero, mare nero, mare nero, trasparente come me, ritorna, oh mare nero, mare nero, mare nero,
profonde, tutto intorno a noi le ombre di fantasmi della notte. Anche di Gesù mi ancora in fiore, quando gli occhi di una donna sono pieni d'amore. A te, collega, arriva l'ultimo. Se no mi pisce addosso. Il merito, credetemi, non è mio, è sempre degli amici dell'Adspem Fidas, perché sapere l'impegno è... No, l'applauso lo voglio da tutti, a loro, ai donatori. Guardate che per organizzare sta serata quelli dell'Adspem hanno rischiato di buttare a mare anni di sacrificio, gettare lo sangue per preparare. Sì, e infatti loro, avvocato Pinuccia, lo possiamo dire che tu ce l'hai con l'amministrazione solo per un motivo, solo uno, perché se tutti i cittadini appresso a sta storia dell'amministrazione se fanno sangue acqua, che pigliamo? È giusto? Viva quelli dell'Adspem! No. Viva anche tutte le altre associazioni che si occupano di donazioni. A me, devo dire, ringrazio tutti perché in modo equidistante, perché mi chiamano anche tante altre associazioni che si occupano di raccogliere il sangue. Mi ha telefonato l'altro giorno l'INPS, Equitalia, la banca che sul sangue mi ha detto: Calabrese, abbiamo un problema con i suoi prelievi. In che senso? Dice il rosso, oddio i globuli. No, nel senso che al verde, figo, tu sai, cioè, ma no, il suo saldo è in bianco. Anemia. Non so se avete notato, ho usato il verde, il bianco e il rosso. Per spiegare il dissesto basta portare alta la nostra bandiera e diciamo tutto si regola, tutto cambia. Vabbè, quindi grazie veramente agli amici dell'Adspem. Ma la televisione non era solo cartoni animati. Io per esempio amavo la televisione perché la sera, verso le 11:30, iniziava un programma bellissimo proprio, hai capito? Non quelli zozzi. Canale 5, 11:30. Maurizio? Ma era bello il Costanzo? Guardate che io lottavo per stare sveglio la notte, lottavo per stare sveglio per vedere Costanzo, un po' come fa oggi Costanzo, che lotta lui per stare sveglio per fare il programma. E noi ce l'abbiamo questa sera, la facciamo una puntatina speciale del Maurizio Costanzo Show. Adesso ve lo vado a presentare. Non ci vedo, scusate. Che c'è scritto? Leggi che c'è scritto. George Clooney! Non c'è Clooney? Si è perso per strada? Come si è fatta a prendere? Gli ho dato l'indennizzo indeciso di qua. Via delle conte, un altro, 92. Niente, non ha capito.
Va bene, signori, ci rifacciamo subito perché visto che siamo a Reggio Calabria, un grandissimo ospite che è voluto venire proprio al Regino a trovarsi è lui, il presidente attuale della Regina Calcio. No, guarda che Mimmo Praticona, una persona straordinaria, parla sempre bene della città, eh? E noi l'abbiamo invitato, Mimmo Praticona. Buonasera Mimmo, applauso, Allora, Mimmo, una piccola domanda, costantemente andare. Bene. Lei chianchica però quando chianchica. Chianchica non si capisce. No, volevo sapere, ma lei un aggettivo che vorrebbe dare nella città di Reggio Calabria, qual è? Città meravigliosa. Tu ridi, vedi che ci sono altre città che hanno la cosa che abbiamo noi. Che bronzo del Riace. Che regione che ha le nostre stesse cose. Il gelato. I gusti di Chiesa. Gianduia. Nocciola. Crema regina, rocher, stracchiatella, ma io piglio sempre lo comune che è meglio. Signori, una cialtronata, ma mi diverte tanto il Maurizio Costanzo Show! Perché parlare, mi dice, ci sono i turisti, dobbiamo fare lo spettacolo nazionale, ma come fai a non parlare di Reggio Calabria quando sei qua? Sei unica? Ah, grazie, pensavo di aver cambiato per un attimo. No, vabbè, siccome è capitata una volta, ve la racconto questa, ma è una storia di vita, ho fatto spettacolo a Rimini, ma una serata bellissima, il giorno dopo stavo praticamente a Cesenatico, un paese a fianco, e abbiamo dormito in una piccola pensioncina di questi hotel riminesi in estate, sempre pieni, ma sempre con coppiette, con signore un po' anzianotte, ecco, diversamente giovani, ecco, diciamo così. E io stavo in camera col mio tecnico, col mio fonico, che c'aveva la PlayStation portatile. E allora quando io gioco alla PlayStation, erano le 2 di notte, e io facevo vai, dai, tira, vai, vai, vai. L'indomani la proprietaria dell'hotel viene da me e mi dice: signor Calabrese, se per cortesia lei il suo moroso potete far più piano la notte, perché si sente un casino che poi tutta la gente... No, signora, allora sai quando sogni e non ti vengono le parole? E io volevo, guardi che io non so, con tutto rispetto, ma cioè, non si preoccupi, noi siamo di ampie vedute, no, pure io, ma non so. Insomma, per tutti i 2 giorni che poi siamo stati là, la signora quando passava... Quindi grazie, scherzo. Reggio è questa, Reggio siamo così, dobbiamo migliorare il nostro pessimismo. Io anche questa volta voglio fare questo saggio sul Regino, perché ci sta, perché noi Regini dobbiamo migliorare, dobbiamo essere più positivi. Non è possibile che noi la mattina ci continuiamo a svegliare in questa benedetta città e avere come unico pensiero in testa non c'è niente. Basta! Cambiamo! Diciamo a un ragazzo ai maglieri. Siamo pessimisti nel DNA, perché già lo noto quando ci salutiamo, cioè quando si incontrano già i due regini, ci incontriamo per strada, siamo disfattisti in quello che dico un po' come Imo becchiamo a saluti mura ospedali uno e ci potremmo fare veramente un trattato. Intanto noi regini il nome di battesimo è una formalità, o al comune ti dicono come lo vuoi chiamare, vabbè, perché a Reggio non importa come si chiama, come uno si chiama, Pasquale, Filippo, Giovanni, Antonio, a Reggio Calabria ti chiamano sempre in un unico modo, compari, allora, e si toccano. Cioè ragazzi, io non ho mai capito il motivo per cui noi regini quando camminiamo poi ci diamo pure la mano. Io mi sono fatto un'idea, penso che forse ci tocchiamo per capire se Scid e Cariddi sono ancora vicini a Capo Rizzuto, non l'ho capito, perché ci sarebbe da studiare.
e quindi intanto i nomi non hanno importanza, ma non ha importanza neppure il saluto. Noi pare che salutiamo convenzionalmente, buongiorno, buonasera, buonanotte, no, noi abbiamo i saluti alternativi. A bellezza, a freschezza, a te a lupo, baroni, e cosa fina. Poi ci sono anche quelli che si scocciano di salutare e non parlano, ti salutano così. Dico, fallo un saluto. E tante altre cose che potrei raccontarvi, per esempio il regino è meglio di un altro regino, siamo più furbi, noi regini ci sentiamo noi, noi veramente, voi accanto siete seduti ad altre persone, ma sappiate che quella accanto, anche se è vostra moglie, se è vostro marito, chiunque sia, si sente meglio di voi. Io mi sono accorto sto Natale, quando ho fatto una passeggiata sul corso, mi sono comprato un telefonino al negozio qui sopra, mi ferma uno, un pare, allora, tutto a posto, sì, catta catta, niente, un telefonino, famori, come meno, quanto avasti? 200 euro, la fottiro. Se tu a un regino gli fai una domanda, il regino non ti risponde, ti fa un'altra domanda. Compare, scusate, chi ora su? Ma che caffari? Vai in farmacia? Scusate, dottore, un'aspirina? Ma che chi hai? Scusate, per l'autostrada, ma perché? A onda chi? Scusate, ma secondo voi mia moglie mi fa ci corna? Ah, perché chi era? Tua moglie? Noi a Reggio Calabria una cosa tanta la facciamo. Voglio tranquillizzare i maschietti, che chi da tanta è e tanta resta. Ci abbiamo sempre più degli altri. Magari uno viene e ti vuole raccontare una soddisfazione che ha avuto perché si è comprato qualcosa di bello per la sua vita, si è fatto un regalo. Non è possibile a un regino raccontarlo, perché tu vai da lui e gli fai, compare, ma cattai una macchina? Tu? Ma cattai un tir? Compare, ma cattai una barchicella per pescare? Tu? A Concordia? Prima mi bucca. Era mia. Compare, sapete come morì mia mamma? Ah, tia. Abbiamo andato a morire tutti. Ci abbiamo sempre più degli altri. È una cosa che siamo anche un po' bipolari. Io ho imparato il termine bipolare qualche giorno fa. Bipolare è chi ha una doppia personalità, giusto? Oh. E io me ne accorgo quando noi regini ci incontriamo, tutto all'inizio, bello, questo dice, tutto a posto, vattene più bello, mi raccomando, fai cose buone, ciao. Ammazzo, dai. Cambiamo! Cambiamo! Ma questa, nel male, ma soprattutto nel bene, è la nostra splendida Reggio Calabria! Un anticipo di festa di Madonna! Che meraviglia! A me, guardate, dispiace un sacco essere dovuto andare via per motivi di lavoro da questa città che io continuo sempre ad amare più del mio cuore. Comincio a fare campagna elettorale pure, non si sa mai, mi porto in politica, ma mi porta avanti col lavoro. No, scherzo, sono dovuto andare fuori nella capitale, a Roma, perché Roma dava la possibilità di realizzare il mio più grande sogno, che era quello di fare la televisione. Oh, io sono andato a Roma, tempo pochi mesi, e ho realizzato il grande sogno, fare la televisione. Quindi merito un vostro applauso di incoraggiamento. Me lo merito? Grazie. Se andava male lo spettacolo non facevo questa domanda, ovviamente. E io da quando sono a Roma ogni giorno faccio la televisione, nel senso, vado a casa delle persone che non hanno la televisione e faccio io la televisione vivente. È una cosa bellissima. Voi vi state sul divano, io davanti a voi vi faccio vedere tutto quello che volete. Che ne so, volete vedere Porta a Porta? Basta un click e io parto. Buonasera.
Buonasera, buonasera, porta a porta. Questa sera parleremo della raccolta differenziata della plastica. Lo faremo con illustri ospiti, Alba Parietti, Valeria Marini, che di plastica ovviamente se ne intendono più degli altri. Tra poco... Di martedì invece parleremo di gravidanza, parleremo di nuove tecniche per partorire e lo faremo ovviamente con Travaglio, tra poco dopo la copertina di Maurizio Grosso. Carissimi italiani e carissime italiane, da Presidente della Repubblica vi posso dire che se l'Italia l'anno scorso è stata sull'orlo del burrone, sull'orlo del precipizio, quest'anno faremo un passo avanti. E infatti ti sei presa sto pacco. Poteva essere il pacco da 500.000 euro, da 250.000 euro. E l'hai perso, li mortacci tua brutta nana malefica disgraziata. Buonasera e chiudiamo il TG di La 7 con questa notizia. La Corte di Cassazione ha deciso, Totò Riina merita una morte dignitosa. Annullata quindi la sua intervista con Barbara D'Urso, che ovviamente lascia... È agghiacciante. Che devo fare io, scusate? Sono in Inghilterra. Ma ah, quello davanti alla porta, se l'è mangiato. Questo piatto è una merda. Adesso devo andare in ospedale, se no moro. Assaggi tu, cannavaccioli. Io? E che mi hai pigliato con un cesso, ammenaggia capito. Ma non se lo mangiano neppure i porci, sto cibo. Ciao, sono Peppa Pig e questo è mio fratellino George. Ma guarda, da presidente del Napoli, stasera parlo di cinema e per il mio prossimo film di Natale voglio come protagonista Rocco Siffredi. Gliel'ho detto, l'ho chiamato, ma mi ha risposto, guarda Aurelio, così su tre piedi senza... Sti cazzi russi, stanno chi ne sorte e cattiveri. Io vero, Savastano. Io vero, ma non ci importa niente, noi ci arrapigliamo tutto quello che è uno. Ma sei proprio uno stupido. Mi date il ruotolo per favore, che non lo sai. Che mi viene a me, ho detto io a un certo momento che quello era. Pina! Pina! Ma sinceramente la moto nella prima curva è andata molto. Sono cose pazzesche, guarda che noi stiamo facendo la cosa di gara. Sono cristiani, bisogna cambiare la fede, fratelli. Si può dire a un certo punto. Bisogna. Ci scusiamo per l'interruzione, i programmi riprenderanno il più presto possibile. Grazie! Basta. Eh? Aspetta che ci ho sentito una brafata. Era lei, bis! Bene, bis, posso permettermi 2 minuti di bis, Cristiano? Grazie. Perché a proposito di televisione, la serata continua, ma io devo congedarmi da voi con lui, il personaggio dei personaggi, l'uomo della notte e le sue straordinarie domande. È notte alta e sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso. Insieme a te ci stavo. Sei bella tu. E più ti penso, più ti vorrei. Buonanotte, amici della notte. Quando vista l'ora tarda, un giorno sta per finire, un altro giorno sta per cominciare, un giorno in più per amare, per sognare, per domandare. Fatevi una domanda e datevi una risposta. Troppo difficile? Sento silenzio. E allora le domande le faccio io, ma le mie sono domande intelligenti, domande romantiche, domande profonde. Prima domanda, ma se un cardiologo ti parla con il cuore in mano, un urologo... E se per sbaglio rovescio una lattina di coca, cola? Ve l'ho detto che sono domande intelligenti,
ma un panettiere che ha fatto i soldi e perché ha trovato il filone giusto. Ed un cavallo che corre su un ponte. Cavalca via. E se la torta di mele contiene le mele, la torta della nonna, e perché lo chiamiamo salva gente se poi alla fine ne salva soltanto? È come quando diciamo un paio, per indicare un paio noi vogliamo indicare due, un paio, due. E allora perché quando andiamo a comprare un paio di mutande ce ne danno soltanto una? E le false credenze sono mobili dell'IKEA? E un uomo che temporeggia significa che ha imparato a fare le puzzette a tempo? È il custode di un cimitero durante la giornata, a tempi morti, o ha solo un'ora buca da riempire? E se in italiano car significa auto e men uomo, mia suocera Carmen è un transformer, l'ultima, la solita, la migliore. Ma se una mucca dorme supina, Pina muore schiacciata. Questa per questa notte era l'ultima domanda. Non mi resta che augurarvi buonanotte, amici della notte. Grazie. Grazie all'Adspem, Fidas di Reggio Calabria, Calabria Italia, alla regia, la straordinaria competenza di chi ha allestito tutto questo, mi permetto di ringraziarlo personalmente, Bibi Caridi, e lui, la regia dello spettacolo, lo voglio sentire forte perché quando vedete i video miei su Facebook, la controparte femminile, ma è maschio, è lui, sempre puntuale, sempre preciso, ormai da 5 anni insieme nei tour estivi e invernali, da Milano, dai capelli lunghi, Alain Palomba! Ho finito, grazie, scusate se mi sono allungato. Straordinario Gennaro!